Miri! Miri, svegliati! Un attimo! Miriam, sono 4 settimane che non vai a scuola. Vabbè, torna a dormire. Mira, dobbiamo fare la puntata al canale. Forse l'ha fatto pure Sasha. Ma Miriam, ma... Ciao ragazzi. Aspetta. Oh, scusa. Ciao ragazzi. Bentornati in questo nuovissimo video. Finalmente possiamo aggiungere il nuovo hashtag. Infatti l'altra volta te ne sei dimenticata, secondo me. Hashtag Manu è una palla. Perché una palla? Ah, perché sto ingrassando in questi giorni di quarantena. Quindi perché siamo in quarantena, quindi sto ingrassando, è vero. A proposito, voi come la state passando questa quarantena? Tu come la stai passando? Io giocando sto a Fortnite. E io sto mangiando tantissimo. E giocando a The Sims. Ragazzi, voi che state facendo durante la vostra quarantena? Mangiando. Dormendo. Facendo i compiti sicuramente no. Manco io ce la faccio. L'1% della popolazione dell'Italia conferma che l'1% sta facendo i compiti. Ditecelo nei commenti cosa state facendo durante questa quarantena forzata, tra l'altro. Noi abbiamo avuto un'idea. Volevamo aiutarvi. Trascorrere questa quarantena al meglio. Rivedete i nostri video dal primo all'ultimo per... A parte che dovreste rivedere i video, poi... Ovviamente iscrivetevi, mettete like, mettete dislike, commentate, non commentate, hashtag Manu una palla, hashtag Manu è finta, hashtag Manu è finta vecchia, hashtag Manu è... E attivate la campanella. Mi sono dimenticata. Allora, stavamo pensando di aiutarvi durante questa quarantena. Come potervi aiutare? Visto che questo è un canale... Basato sulla musica, è anche molto stupido. Come questa persona... Persona che ho alla mia sinistra. Sono anche tuo zio. Sì. Lo scemo del canale. Io sono lo scemo e tu sei quello intelligente. Vabbè. Esatto. È la regina. Ah, regina. Adesso voglio fare la regina e basta. Volevamo suggerirvi di ascoltare della buona musica. Volevamo suggerirvi le canzoni. Orari prestabiliti durante la giornata. Ok, quindi da che orario si comincia? Da quando si sveglia. Avevamo pensato io e Miriana di quando una persona si sveglia di ascoltare un poco di hip hop. Se fate uno sbadiglio. Uno sbadiglio? Uno sbadiglio deve essere uno sbadiglio. No, uno sbadiglio, un Manu in meno nella vostra vita. Quindi... Ci hai provato tante volte, ma non ci sei mai riuscita. Per ogni momento della giornata vi suggeriremo 3 album. Incominciamo dalla mattina, quindi abbiamo pensato all'hip hop. Primo album che abbiamo scelto. Questi album sono presi tutti quanti dalla nostra collezione di vinili che abbiamo. Nostra. Ok, mia. Il primo album di così. Gigi D'Alessio. No, non è Gigi D'Alessio. No. Il primo album che consigliamo è Mad Villain. È un classic hip hop. È un progetto fatto da due rapper producer, MF Doom e Madlib. Appena ci si sveglia ci si sente questo. Altrimenti... Allora, oppure come secondo album, Blackalicious The Crown. È un album spettacolare, ragazzi. Vi lo consiglio vivamente. Terzo album, lei era un componente dei Fugees. Bravissima. E questo è uno dei miei album preferiti, Lauryn Hill. L'album Miseducation of Lauryn Hill. Scusate per il riflesso. Allora, ovviamente questi album li potete trovare o su YouTube o su Spotify. Questi sono gli album, diciamo, che abbiamo scelto per il risveglio. Quindi album molto tranquilli, molto da ascolto. Quando vi dovete svegliare, con calma. Per lavarvi. Colazione. Sì, almeno lavarvi 5 volte le mani. Guardate i nostri video in tutti i momenti della giornata. Lavare. Pregare.
Io appena mi sveglio ho bisogno di almeno un paio d'ore per riprendermi. Verso le 11. Verso le 11 mi sveglio. Verso le 11. Ah, beh, da te. Verso le 11, 11 e mezza, facciamo le 11, oppure 10 e mezza, 11, vi consigliamo di ascoltare un po' di funk, così tipo per... Allora, il primo album che vi consigliamo è quello di New Guinea. Fallo vedere un po' meglio. Nuova Napoli. Aspetta. Iule, siule, siule, siule! Molto bianco. Sì, bianco come... non si vede. Un album spettacolare, è un album funk napoletano, molto bello, consigliatissimo, uscito nel 2018, è molto recente, ed un gruppo spettacolare funk. Il secondo album che vi consigliamo è un classico, Miles Davis, This Is Raw. È uno spettacolo, è un album spettacolare. Molto inquietante il retro. Vabbè, è tutto abbastanza inquietante, basato sulla cultura afro. Un album che vi consiglio vivamente di ascoltare. Il terzo e ultimo album c'è sulla cultura afro, Kumasi Akben. Giralo, bravo. È uno spettacolo, ragazzi. Guarda, però... che figata. L'hai visto? Poi abbiamo pensato che magari verso mezzogiorno, la mezza, magari incominciate a preparare da mangiare, incominciate a prepararvi per mangiare, oppure magari state vicino alla PlayStation mentre vostra mamma vi cucina come faccio sempre io. Quindi vi abbiamo consigliato un album rock. Il primo album che vi consigliamo... Non col volume troppo alto. Non col volume troppo alto. At the Driving Relationships of Command. E se non vi volete spaccare le orecchie, lo ascoltate non troppo, però cioè perché dà molta carica. Abbassate un po' il volume, perché se giocate voi a Fortnite non sentite l'audio del gioco, soprattutto le persone che vi arrivano da dietro e poi vi ammazzano. Poi il secondo album è un classico di Nirvana, Plugged in New York. Questo è un album tutto in versione acustica, ovviamente essendo una plugged. Quando l'ascoltai per la prima volta avevo... quanti anni avevo? 13 anni? Avevo 12-13 anni quando l'ascoltai per la prima volta e rimasi estasiato. Quando MTV passava ancora musica. Pure questo, come tutti gli altri che hai detto, sono fantastici. Il prossimo album, vi consigliamo un album italiano di un gruppo rock italiano. Gli After Hours, Hai paura del buio. Se non li conoscete, ovviamente gli After Hours frontman Manuel Agnelli lo conosce Manuel. Chiunque, capito chi è Manuel Agnelli? Quella che ha fatto, sì, X Factor, sì, capelli. Bravissimo, sì, prima di mangiare oppure durante vi darà una bella carica. Poi ovviamente dopo mangiato ci sta fino alle 4:30, noi la di solito la Nina Nanna, la pennica, vi fate un poco di pennica. Di solito fino alle 4:30 una persona non può mettere musica ad alto volume, quindi avevamo pensato nel frattempo fatemi una pennica. E vedete i nostri video. Pensavamo che dopo la pennica naturalmente 4:30 una persona si sveglia e vuole un po' di calma. Avevamo pensato un po' di afrobeat o elettrocumbia. Il primo album che avevamo pensato è Deng 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 Son de los Diablos. Bravissima. I Deng Deng Deng. Un album di elettrocumbia che vi aiuterà tranquillamente a svegliarvi. Oppure abbiamo pensato Sons of Kemet, uno degli album per me più belli del 2019, Your Queen is Reptile. Non so descrivere quanto è bello quest'album. È troppo bello. È troppo bello. Il terzo e ultimo album delle 4:30 è della Fayetta Afro Rock Band e sul Macusa. Non vi divertite troppo con questo album. Perché? È molto danzereccio. Poi dopo ascoltati quest'album, dopo le 4:30 stavamo pensando di... Verso le 6:30. Bravissima, che cos'è delle 6:30 di solito? Ah, aperitivo. Purtroppo non possiamo scendere a fare l'aperitivo, magari ce lo facciamo a casa con due...
Quindi orario aperitivo stavamo pensando un po' di musica elettronica. Primo album che ho pensato, Phoenix United. They say an end can be a start. Così vi mettete un poco a ballare. Anche se siete da soli a casa, prendete una bella cassa come faccio io, la mettete fuori alla finestra e fate ballare tutti quanti. Allora, secondo album di musica elettronica è Justice. Molto bello. No, spettacolo. Tu te l'ho fatto ascoltare questo. Buonamente. Nel lontano 2006 me li sono andati a vedere. Ultimo di musica elettronica e non potevano mancare Daft Punk. Questo come aperitivo, mamma mia. E poi avevamo pensato che prima, magari o prima di andare a dormire oppure prima di vedermi un bel film, i classici proprio per rilassarvi, qualche classico per rilassarvi. Buonanotte. Allora, il primo classico da ascoltare prima di andare a dormire è Moshiba Big Ken. I'm so glad to have you. Guardatelo bene. È uno spettacolo questo album. Molto rilassante, molto bello. È un album del 1998, prima del 2000. Nel lontano. Non devi dire lontano. Nel vicino. Nel vicino. Vabbè, comunque fissiamo un poco l'oro alla telecamera, vai. È finito. Appena. Questo è un altro classico. Ve lo consiglio veramente prima di andare a dormire. Buena vista social club. È una bomba quest'album. Prima di andare a dormire, ve lo consiglio vivamente. Vi accompagnerà per tutto il percorso. Quarantena. Per tutto il percorso della quarantena, sì, può essere. Poi andiamo. Andiamo con l'album. A me piacciono molto loro. Sono i Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Che significa Dark Side of the Moon? Aspetta. Dai. Ho capito. Tipo la parte scura della luna. No, sì. Il buio della luna. Tipo. Sì, è il lato. È il lato scuro della luna. Bravissima. E com'è la storia del lato scuro della luna? Ragazzi, questo è un album che cambia. Floyd. Pink Floyd. Questo è un album che cambia completamente tutto. Ragazzi, si era scaricata la batteria in appena Manu ha detto tutto e finto tutto. Quest'album è tutto, sposta ogni cosa e ascoltatevelo se vi volete fare un po' di cultura. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo elenco di album che vi potrà... Questo video. Stavolta non sono fake news. Allora, se vi è piaciuto questo video, la prossima volta, nei prossimi video, faremo, diciamo, altri album da ascoltare. Naturalmente ogni album lo troverete in descrizione. Su YouTube, sia su Spotify. Lo potete trovare tranquillamente. Non vi dimenticate di mettere un like o un dislike, attivare la campanella, iscrivervi prima, attivare la campanella. Seguirci su Instagram e se volete magari commentare. Mettere qualche hashtag. Ah. Ormai ci hai preso pure tu l'abitudine. E ormai non fa niente. Me lo tatuo la prossima volta l'hashtag. Se raggiungiamo i 1000 iscritti, mi posso tatuare un hashtag? Cioè, no, aspetta. Se raggiungiamo i 1000 iscritti, Entro la fine dell'anno. No, dai. Sì, ok. Allora, quindi, se raggiungiamo i 1000 iscritti entro la fine dell'anno, mi tatuo un hashtag. No, scelto da voi, no. Scelto da voi. Mi tatuo un hashtag scelto da voi. Va bene? Siamo ai saluti. C'era una persona, se non mi sbaglio, vuole essere salutata. Chi era? La luce. Ciao luce. La luce. Ci dobbiamo salutare? Sasi e Mendola. Ciao Sasi, ti aspettiamo alla prossima qua, capito? La prossima facciamo alla prossima. Un video bello fra 40 quarantene. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao. Why all fools die? I sense a shabrua.
perché te ne vai, I, without even a try. Let your soldier record.